Stamattina lo confesso, sono emozionato, ho pianto, è stata una bella cosa. Purtroppo commuoversi per una persona che si è incontrata poche volte, ma che si sa che ha costituito un percorso, un pezzo di percorso della tua strada, è straordinario. Una mattina l'ho incontrato che aveva tantissimi impegni, ero anche lì, diciamo, raccomandato che ci dovevamo incontrare. Mi disse: "Guarda, sindaco, ho pochissimo tempo. Stamattina mi sono alzato alle 5 e ero in albergo. Dietro la porta dell'albergo ho attaccato un foglietto. Questo foglietto diceva esattamente cosa avrei dovuto fare. La prima parte della giornata sarà per te fondamentale. Prendi questi insegnamenti e vedrai che farai un buon percorso. Non dimenticare mai nessuno di quelli che hai preso l'impegno con i quali devi parlare." È stata una cosa straordinaria. Poi l'aspetto umano, pochi lo hanno conosciuto di Berlusconi. Si esaltano le gesta politiche, calcistiche, sportive, imprenditoriali, televisive, eccetera. Ma quello che era l'aspetto umano è stata una cosa. Io ho avuto poche occasioni, ma la fortuna di sperimentarlo è stata una cosa bellissima. Ho pianto stamattina alla notizia. Mi sono prima rattristato, poi ho pianto, ripensando, quando si pensa al passato c'è sempre un po' di emozione. Ho conosciuto Berlusconi nel 2001, quando mi sono candidato sindaco per la prima volta e venni sconfitto quella volta. E eravamo candidati le 3M, ci chiamarono a Napoli, Messina, Montalbano, Mancusi, a guida di centrodestra, chiamiamolo così per l'epoca, non c'era ancora. Ci chiamarono a Napoli per fare alcune foto con Berlusconi. Vederlo che scendeva, aprire l'ascensore, scendeva con la tuta blu per farci delle domande, fu una cosa straordinaria. Già si parlava di lui perché era la discesa in campo, il Lotengore, quindi fu una cosa veramente straordinaria. Poi ho avuto l'onore e il piacere di poterlo incontrare da vicino, grazie onestamente, devo dirlo, a Mara Carfagna, quando l'ho incontrato a Napoli, alle spalle del palco del comizio di Piazza del Plebiscito, quando il centrodestra si apprestava ad essere confermato alla guida del paese. E vederlo in una roulotte di pochi metri, seduto a un tavolino quadrato piccolissimo, io, lui, la Carfagna, e c'era con me Michele Monturi, fu una cosa straordinaria, veramente. Una cosa che non potrò dimenticare, e quello che notai, ovviamente era pronto agli incontri, ma la sua era sul pezzo, cioè mi disse: "Sindaco, mi raccomando, noi quest'anno faremo un bel lavoro col generale Iucci, e quindi noi ci teniamo a starne, sappilo, tu continua ad operare come stai facendo e non ti preoccupare." Una cosa bellissima perché in una battuta mi fece capire quanto lui sapesse fare politica, far sentire vicina e la vicinanza della massima carica istituzionale dal punto di vista governativo al territorio, e quanto si preoccupava appunto dei suoi uomini che erano diciamo in trincea, perché in Lotempore, insomma, sulla ricostruzione, eccetera, eravamo in trincea. Un altro episodio che ricordo e mi fa piacere dirlo è quando andai da Nitto Palma, mi accompagnò Nicola Esposito, capo del gabinetto, insomma, del sindaco. Andammo da Nitto Palma, sottosegretario all'interno per la questione dei vigili del fuoco, e al di là del fatto che mi ci mandava l'onorevole Gargani, quindi veramente mio amico, mio mentore, eccetera, il sottosegretario, che poi è diventato ministro della giustizia, quindi mi disse: "Mancusi, io non so tu che cosa hai dalla tua parte, ma stamattina mi ha chiamato Silvio Berlusconi per te, dicendomi che ti dovevo ricevere e che mi dovevo mettere a disposizione." Guardate, non potete immaginare avere questo tipo di interlocuzione, questo tipo di appoggio, cosa ha significato per me, quarantenne, giovane sindaco, insomma, di una città che aveva i suoi problemi. In termini appunto di sentirsi in un congegno, in una macchina, in un partito, in una famiglia, molto bella, veramente è stato uno statista perché ha elevato il livello appunto della competizione con rispetto degli avversari.